e Lino per voi in Giochi di Mezzanotte. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Mi son cagato addosso, Calm Time, il nuovo lavoro di Mad. Ovviamente vedo una collaborazione, ovviamente Mad con My Madness Works, Revolab e Bellini Virgil. Ragazzi, ve lo ricordate Mad, no? Ci ha fatto cagare abbastanza addosso con I'm Scared e adesso andiamo a provare il suo nuovo gioiellino, Calm Time. Bam. Oh, io vivo in un piccolo cottage isolato dalla città. Anche la musichetta è carina. Silenzio e legge in un posto del genere. Oddio, la mia casa è praticamente una prigione inespugnabile dove qualcuno si può scappare. Why the cheap ring of the sparring? Troppo veloce! Mi piace il suono del vento, del veleno. Ehi! E questo chi è? Mio figlio? Kevin! Madonna, santi, hanno cucito gli occhi, Kevin. Quanto sei... Soprattutto sei dimagrito un po' troppo, Kevin. Non è che mi diventi come Kate Moss. Passi da sotto le porte. Va bene. Qui. E quanti figli? Cioè, nonna, suocera. Che cazzo è? Veramente, mamma, ho perso l'aereo. Tu sarai sicuramente il nerd della famiglia. Ecco, attraversi anche le colonne come un bravo nerd dovrebbe fare. Salve. Premo E. That's absurd, there's absolutely no service in this place. Eh già, non prende il telefono, piccolo nerdino mio. E qua? Qui c'è un calorifero. Qui c'è un signore, un prete. Madonna, questi occhi chiusi che avete. Ah, eccolo, l'hipster della situazione. Man, this party is such a bore. Where are the other guests supposed to come? Questo è il solito rompipale, quel drogato della famiglia, della pecora nera. Poi questa praticamente ha un braccio più lungo dell'altro, sta... Indeed, a very beautiful cottage. It really are a person of aesthetics. Sì, vi sta prendendo per il culo, le fa schifo il cottage. Qua? La televisione non funziona. Sì, ma soprattutto, perché tutta sta famiglia è qui? Cosa vuole da me? Questa è una camera da letto. Oh, con shift si cammina più veloce. Kevin, che hai fatto? Non sembra una cattiva persona, mi piaci. Anche tu mi piaci. Morirai per primo, infatti. Ok, qui c'è un... cerbiatti, un'arpa. Va bene, sono una persona dai gusti molto particolari. Oh, che bella doccia. Certo, uno si fa la doccia, poi esce direttamente nel cesso. Bellissimo, boh. Fa un tuffo carpiato direttamente nella... Oh, e questo cervo non l'avevo visto. Va bene, bene. Ehi, mia moglie. Mia moglie ha tipo la testa girata tipo gufo di 180 gradi. Sono felice di aiutarti con la cena. Che cosa hai cucinato, tesoro? Budella di coniglio. E poi c'è un pomodoro lì, una ciliegia. You know? Ah, ecco. To be honest, I shouldn't be here. Have you seen the kid in some other room? I'm supposed to babysit him. But as soon as I knew about this party, I couldn't help but come. Va bene, vado io a fare il babysitter ai bambini. Could you pass me that knife on the table, please? I'll cut the bread. Va bene, prendiamo il coltello. La tentazione è forte di uccidere mia moglie, però va bene, dai. Stiamo al gioco. Could you pass me the knife on the table, please? I'll cut the bread so we can serve it. Vuoi il pane? Mi hai chiesto il pane? Oh, scusa! E ma io pensavo volessi il pane! Signori, you killed her. Hanno ucciso la... No. Oh, you stabbed her. You killed her. Help! You killed her. Va bene. Oh, e mi sono trasformato in assassino. Press control to calm yourself. Senti, coso, stai calmo. No, control. Control mi abbasso. Ah, sono io l'assassino. Ah, sì. Ci divertiamo. Amore, sei nella doccia per caso? No? No, non c'è nessuno, peccato. Era il primo luogo che sei andato a vedere. Un po' di arpotta. Io volevo comunque solo tagliare il pane, non è che volevo... E questa dove è uscito, questo scantinato bellissimo? Press E to interact. Chi c'è qua? Ok, questo non ricordo. Non ricordavo di averla invitata. Ma è tipo stampata nel muro questa? Va bene. E qui?
Porca sorta! Ma ti ho ucciso io! Io ti ho ucciso. Salve. Ciao. No, no. I fantasmi non si uccidono col coltello. No, 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 non va bene così. Calm, calm yourself. Calm, calm yourself. Senti coso, stai calmo. Gesù. Ma io volevo giocare, volevo essere io il... Non me la fido più a uccidere le persone. Ma che... Basta! Ti prego! Non volevo ucciderti, volevo tagliare il fottuto pane di Altamura. Cioè, sono armato di coltello, ho sputato sullo schermo anche. È schifo. Sono armato di un coltello e non... Sì. Te che ci vado, adesso mi tolgo le cuffie e... E ci va. Commendatore, perdoni se... We are a fucking deviant. No, deviant art sta sul sito, non sono io. E no, di nuovo tu. Non, nel cesso, non... Aspetta. Allora, signor, io sono il panettiere. Il mio lavoro è tagliare il pane. Quindi si metta come si deve mettere, che io qui devo tagliare il pane. Affettiamo anche la gente su richiesta. Qui c'è una candela. No, non voglio uscire, voglio solamente... Mando il corpo di Miamo. La chiamerò Miamo. Andiamo al piano di sopra, vediamo chi c'è. Ok, lo Slenderman, quello. No, brutta idea. Allora, il gusto di arredamento di questa casa è alquanto veramente... Ma come la arredi? Di qua? I quadri a terra. Bene. Ce ne sono? No, ce ne sono. Tappeti con quadrifogli, cose brutte. Un altro bagno! Che cacchio, quanti bagni abbiamo bisogno in sta casa? Che cos'è... Questo è qualcosa di non bene, non ben raffigurato, veramente. Qui? Help me, please. Chi? Chi è? Non voglio... Voglio fare tipo Shining. Tesoro, sono a casa. E qua che c'è una gallina nella teca. Ma come? Chi è? Zio Reginaldo. Mommy, where are you? Mommy è morta, caro. Ozzo, questo fa abbastanza schifo e ribrezzo. No. Sono armato di un coltello per tagliare il pane e non ho paura di usarlo. Cammino muro. Kevin, vai a casa, su. Mammy, where are you? Oh, quanto cazzo sei veloce? Ah, affettiamo un po' il pianoforte, no? Perché un tasto è più nero dell'altro? Cos'è, razzismo questo? Ehi, no, non lo suono il pianoforte. Non lo suono, madonna, ma quasi brutto. Ah, il dottore, senta, io non... Attenzione, backstab 363. Mi scordo sempre che c'è mia moglie che mi... Calm yourself, ok. Ah, ecco. Con... Aspetta. Che faccio? Aiuto. Mi scoppia il cuore tra un po'. Calma. Vengo in pace. Mi chiamo... Porca... Vabbè. Allora, possiamo parlarne un secondino? Aspetta. Ne parliamo un po' più vicino. Vabbè. Fino a mo' ci siamo. Cioè, sto uccidendo... Non lo so. Sto uccidendo... La sposa cadavere. Che cazzo sto facendo? Allora. Vediamo se sono comparuto. Don't come near me. E qua. Zio Reginaldo. Vieni qua. E basta. Vai a cagare. Tu, la tua famiglia. E il pane pure. Non volevo fare il panettiere io. Volevo fare l'usciere da grande. Volevo fare l'usciere. E cavolo, fatemi fare il mio... Ok. Allora. Ma... Cioè, questa sta qui, tipo stesa, tipo Titanic, bella, nuda, con il gioiello sul collo. Ok, mi sa che mi è rimasto solo da uscire da qua, vediamo.
Chi c'è fuori? Non c'ho una tormenta di neve. Andiamo un po' di qua. Trin, trin, pom, pom. Ma certo che... Oh, l'avete tossata bene l'erba. Ah, la faccia del cottage, è una villa reale. Questo è un parco divertimenti qui. Pardon? Signora? Oh, vedi, qualcuno ha cagato in terra qui. Ho visto qualcosa lì. What? Ehi, facciamo un brunch? Signorina, facciamo un brunch un secondo? A parte che tu non c'eri prima. 3, 2, no, 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 vieni qui, ma quanto cazzo sono veloci? Quanto cazzo, un campo da tennis. Oh mio Dio, ma attenzione, ok, con calma, tu non mi hai visto. Non devo chiamare, madonna, affanculo due volte. Signorina, non abbi paura. Non abbia paura. Sono qui solamente per farne una verifica delle tasse. Vieni qua! Ta! Help me! Ma! Vieni qui! No, volevo farle solo fare una verifica delle tasse. Torniamo un attimo in casa. Che c'è? Mazzapù! Madonna! Il peggior assassino della storia. Sono il peggior assassino della storia. Ma sono riuscito a ucciderne qualcuno almeno. Signorina, le tasse. My god, help me. Kevin, almeno tu, crepa. Perché non scappa lui? Help, Elena, help me. Elena? Mia moglie si chiamava Elena? Elena della discordia. Ah, ah! Sì! Sì! Paga le tasse! Paga le tasse! Siamo di Equitalia! Crepa! Sempre! Sì! Sì! E la... Oh, cazzo! Sì, salve! Siamo di Equitalia! Va bene? Sì! 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 Meno uno! Alla Grange! Qualcuno che si è nascosto... E zac! Sì, no, non chiamerai i poliziotti, crepa! Oh, salve Elena. Tutto a posto? Non sono stato io, giuro. Non sono stato io. Veramente. Non sono stato io. Va bene, sì, sono stato io. Ok. Meno due. Oh, ma ciao! Tu sei quello che mi stava più sui coglioni, quindi sei il primo che deve morire. Allora... Come approcciarsi a un ragazzo di quell'età? Allora, facciamo così. Oh, ci sono. Ti piacciono i videogiochi? Ne ho uno giusto bello bello per te. Si chiama... Perché? Perché lo proteggi? Perché? Deve morire quello. È quello che mi sta più sui coglioni. Cacchio. Oh fuck. Due al prezzo di uno? Va bene, con lui invece bisogna adottare un approccio un po' più signoresco, insomma, bisogna mettersi tipo monocolo. Vediamo un po'. Andiamo con degli occhiali da banca. E gli diciamo, guardi signore, deve pagare parte del mutuo! No, vieni qua! È sceso. Però, sgoccio di sangue. Però sei un uomo. Madonna. Scusa. Allora... Adesso mi incazzo. Dove sei andato? Vieni qua. Vieni qui! Sì! It hurts! Somebody help me! Somebody help me! I need a... Pa! Ah, ah, ah. Vabbè. La routine è quella. Aspetta. Ecco. Se n'è andata. Perfetto. Eh no. Ti ho appena accoltellato, non vale che stai lì. No, da suonare l'arpa, io non ne voglio sapere niente. Ok, meno 3, qui c'è sempre Zio Reginaldo in teca. No, te puoi stare pure là, non ti tocco, stai tranquilla. Oh, Kevin, anzi, Buzz, vieni qua. Perché lui no? Perché non me lo fai uccidere? Guarda, accoltello il quadro pure. Vedi?
Va bene. Si è andato, piccolo. Ah, sei lì. Già. Ti faccio provare un bel videogioco. Si chiama Calm Time. Somebody, guardate, sta facendo Michael Jackson all'indietro. Mo. Ma sei meglio dell'originale. Che cazzo fai? Cioè, in ginocchio sta andando all'indietro, tipo un walk. Nel frattempo perde sangue. Va bene, vediamo che succede se faccio. I'm bleeding. Addio. Ok, meno 4. Chi manca l'appello? Oh, mancavi tu all'appello, mio caro Kevin. Mi spiace, è giunta la tua ora. Vi qui. No, no. Quanto sono smercio con il coltello. Kevin, ti ho preso stavolta. Muori. Oh, che hai detto? I live in a small... Il silenzio è legge in un posto come questo. Ora capisco queste scritte. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine di questo bellissimo gioco. Non vedo l'ora che Mad e tutti gli altri della Goose Entertainment. Ah, Goose Entertainment, adesso l'ho capito, la papera. The Originaldo Entertainment. Si mettono a lavoro su un altro progetto. E con questo vi saluto. Ci rivediamo al prossimo episodio di Giochi di Mezzanotte. Qui da Lina è tutto. Ciao!